Ciao, sono Elena e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, mettervi mi piace, accendere la campanellina per essere sempre aggiornata e a seguirmi nei vari social. Instagram è quello che uso di più. Oggi facciamo un po' call di inizio anno, che come vedete non lo sto facendo più call perché in realtà non sto comprando molti libri, ma ne ho accumulati molti in questi primi 3 mesi, soprattutto perché ci sono state delle file. Voi tenete in mente le file, ok? E io direi di iniziare subito con il primo, così non vi faccio vedere altro. A gennaio ho comprato solamente L'ora della strega di Hannah Arendt, che l'ho già letto, quindi ottimo, e l'ho comprato usato, quindi ancora più ottimo. Non mi è piaciuto, sto continuando la saga di Hannah Arendt solamente perché mi piace come scrive lei. Ottimo, ma non benissimo. Poi, invece, a febbraio ho comprato 3 libri. Il primo che vi faccio vedere è Ricchi Moio, di autori vari, di Abe Edizioni, che io di Abe Edizioni compro un libro all'anno e me lo leggo verso ottobre-novembre e mi piace un sacco, quindi dovrebbe essere sulla strega questo. E non vedo l'ora di leggermelo. Ci sono le solite illustrazioni, prima o poi le avrò tutti di questa collana. Poi, sempre un libro su Viola, ho comprato B, una storia, scienza e cultura della bisessualità, traduzione di Maria D'Amico e l'autrice di Giulia Shaw, edito Mondadori. Io ho Ace e mi manca questo, e quindi lo leggerò entrambi quest'anno. Ace in lettura più o meno, perché ho letto il primo capitolo senza poi andare avanti. Non sto leggendo questo periodo, ma sto comunque comprando. Se sentite sottofondo è rosa e questi sacci mi stanno piacendo comunque. E ultimo, non per ultimo, a febbraio mi sono comprata questo mostruoso drago finalmente della Dunkin' Hannah di Welling. La prima rete di libri, penso, e questo lo volevo da quando è uscito, non vedo l'ora di leggerlo, penso che entro l'anno mi piacerebbe leggermi il primo libro. Poi a marzo, il 5 marzo, è uscito il primo da me in Italia, Il gran maestro della scuola demoniaca, Madou Sushi, primo volume di Mojang Tongxiu. A me l'edizione piace, anche la traduzione perché è bella scorrevole e non ho trovato difficoltà nel leggerla. Ci sono anche le illustrazioni e c'è il glossario, ci sono anche i nomi. All'interno c'è il poster. Eccolo qua, questo lo volevo e l'ho comprato infatti. Poi a marzo ci sono state le fiere. Ok, ci sono state 3 fiere a Milano. Pop Prize, il Free, quindi il Romance, un festival sui Romance, e Immaginaria. L'unica fiera in cui non sono andata è il Free perché non mi interessa. Partiamo con il Pop Call di Pop Prize, che sono andata al mattino del venerdì perché era l'unico momento in cui potevo andare e non ho speso tantissimo. E ho preso L'uscita di Sette Madure, Lo sciamano di Maddalena Margarini di Algatas Edizioni. Io ormai mi sono abbonata ad Algatas Edizioni, se vi piace l'horror e Weird ve lo straconsiglio. Ho poi un'altra casa editrice che già conoscevo, Future Fiction, e finalmente hanno riportato Nebula in fiera. E l'ho preso, la copertina è bellissima, sono vari autori, sono racconti fantascientifici asiatici, e la cosa interessante è che c'è la traduzione prima in cinese e poi c'è quella in italiano. Infatti viene spesso consigliato per chi legge, per chi studia il cinese, io invece volevo proprio perché è una raccolta e mi trovo meglio con la raccolta di racconti con la fantascienza. E poi ho preso gli ultimi 2 libri al Pride della stessa casa editrice, che è di Edizioni, e ho preso Oltre la periferia,
della pelle di Siliga Federici. E poi ho preso Diventare Cagna di Zahira. Entrambi, come si può intuire, sparlate del corpo femminile in una società comunque patriarcale, e di questi non vedo l'ora di andare a leggerli. Sono passata da rimbalzo e ho approfittato per comprare Date l'innocenza a metà prezzo, quindi a 6 euro, di Edith Wharton nella versione New to Compound, che lo voglio leggere ad aprile se riesco, per il gruppo dei mattoni americani di Legno Zodiaco. Vediamo com'è. E parlando di rimbalzo, nel giorno di Marginalia è stato inaugurato un rimbalzo nuovo a Milano, Viale Monza 9, quindi è comodo per Loreto, con la metro di Loreto, ma all'uscita quella rossa. E c'era un'iniziativa: se pagavi 10 euro ti davo una tote bag e potevi portare tutti i libri che volevi via. Io per queste iniziative non mi trovo molto bene, perché io devo avere il tempo di vedere tutti i titoli. Qua invece è molto caos e devi prendere i titoli, quelli che si trovano. E infatti sono stata del mio gruppo quella che ha portato via meno titoli, e ne ho portati via 3. Vi faccio vedere la tote bag, che leggo molto, e trovo anche la spilletta. Leggo molto. E ho portato L'educazione sentimentale di Robert Gustav. Io ho letto Madame Bovary, ma non mi è piaciuto. Vediamo come va con questo. Il patrino, che c'è una mia amica che piace molto il patrino. Ho pensato, perché no, così magari mi avvicino anche al film. E poi questo ho pensato a Pretesto, che è il sito dove recensiamo esordienti, ed è l'esordio La Santa Rosa di John Steinbeck, in questa versione vecchissima. Io molto soddisfatta, anche se solamente con 3 libri. Ci sono stati dei miei amici che hanno preso proprio la pila dei libri da libraggio, buon per loro. E adesso finiamo con il book haul dell'Immaginaria, che questa sera Weird e Horror, quindi non molto nel notare, che però mi sto avvicinando, e c'erano comunque case editrici che mi interessavano, come per esempio Sono 42, che ho preso Trofeo di Emanuela Cocco, solamente questo volume, e praticamente è la trama del punto di vista dei trofei degli assassini, si raccontano loro come per esempio i vestiti, adorabile. E poi di nuovo ritorna Agatha Edizioni, che a Marginalia è uscito Charlotte Summertimes di Penelope Farmer, che parla di viaggi temporali, e come dice l'etichetta è il romanzo che ha ispirato l'uomo in una canzone del gruppo rock The Cure. La copertina poi a me piace da morire. E quindi diciamo che per ora il Tioro e Weird ne ho da leggere. Una casa editrice che non conoscevo, la Biblioteca di Lovecraft, ho preso questo libro, Il vampiro di Franco Mistrali, che è il vampiro, ve lo cito, è dietro, la copertina è spettacolare. Il vampiro 1869 è il primo romanzo italiano sul tema del Eland. 7 segrete, complotti, Stefania, Eros e Thanos sono i credenti di un giallo codice da riscoprire. Si è scritto Il primo vampiro della letteratura italiana 3 anni prima di Carminda e 28 anni prima di Dracula. Io mi sono innamorata appena l'ho vista. L'ultimo libro che ho preso da Marginalia, non meno importante, da Mosca Bianca, ho recuperato Lo specchio attraverso Alice di Reg Mastien, che si è un po' rovinato qua perché mi si è ricaduto, ma va bene, fa ancora più weird, che è Reg Mastien costruisce un enigma ben congegnato che si innalza nell'Ottocento, in giorni nostri, da Londra a Venezia, nel monte di, a partire dal misterioso libro di Terry Carolis,
Interamente riportato si trovano qui racconti e testi di chi ha provato i suoi misteri e le incoerenze, sempre che tutto ciò che esiste davvero da questa parte dello specchio. E ci sono un sacco di fotografie che sono spettacolari. Come ogni volta le edizioni di Mosca Bianca sono spettacolari e c'è anche lo sconto. Eccolo qua. E non me lo volevo portare al salone, quindi ho detto vabbè, me lo compro qui, così è una cosa che mi non da comprare. E se mi interessa Mosca Bianca, andatela a seguire, perché hanno appena annunciato una nuova collana dove ci saranno saggi di manga, anime e autori giapponesi, e quindi io sarei sintonizzati sulla loro pagina. Io non vedo l'ora di scoprire il primo quale sarà, e ovviamente darò anche il mio supporto su questa cosa, visto che comunque leggo manga in quanto anime, quindi mi interessa molto. Per finire il book haul di questo video, è iniziata l'iniziativa della Feltrinelli, no, due libri a 9,90, che fai, non ne profitti ovviamente, sì, e ovviamente avevo approfittato i soliti titoli che compro in questa occasione, quindi Yukio Mishima con Vita in vendita e Banana Yoshimoto, La strana storia di Fukiake. Poi ci sono altri titoli interessanti, però questi due hanno avuto la priorità e mi sa che non offrirò altro di nuovo di questa promozione. Fatemi sapere se per voi c'è qualcosa di interessante, se avete già comprato qualcosa o comprerete. Bene, questi sono stati tutti i miei libri che ho comprato in questo periodo, questi primi 3 mesi dell'anno. Come avete intuito, il book haul non ci sarà sempre, ma penso che lo farò dopo le fiere. Per esempio, dopo il salone, penso a giugno ci sarà un book haul di metà anno. E in realtà non avevo intenzione di comprare molti libri quest'anno, ma le fiere sono le fiere. Sì. Poi avevo alcuni cartacei da recuperare e quindi va bene così, ma vorrei restringere un po'. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate dei titoli che ho comprato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!